Getting better all the time and turning all against one is an art that's hard to teach. Another clever word sets off an unsuspecting hurt, and as you step back in the line, a mob jumps to their feet. Now dance, fucker, dance, man, he never had a chance. And no one even knew it was really only you. And now you steal away, take him out today. Nice work you did, you're gonna go fuck it. With a thousand lies and a good disguise, hit him right between the eyes, hit him right between the eyes. When you walk away, nothing more to say. See the lightning in your eyes, see him running for the ledge. Slowly out of line and drifting closer in your sight, so play it out, I'm wide awake. It's a scene about me. There's something in your way, and now someone is gonna pay. And if you can't get what you want, well, it's all because of me. Now dance, fucker, dance, man, I never had a chance. And no one even knew it was really only you. And now you lead the way, show the light of day. Nice work you did, you're gonna go. Con Saverio Messineo e con Nicola Marano della partita Lega Masse contro Scisma Uè. Cominciamo con Lega Masse. Allora Nicola, ancora una volta per la seconda settimana consecutiva risulti essere migliore in campo della squadra. Purtroppo non basta vincere le partite per poter migliore in campo. Se sei migliore in campo si fa comunque la difesa. Mi comandano di tiri che non ce l'ha difesa. Però comunque come l'altra partita andiamo comunque al massimo. Primo tempo giocato bene, con molta intensità. Molto meglio il primo tempo, poi al secondo tempo poi non lo so perché, ma molliamo sempre.
aveva lasciato troppe volte da solo attaccante avversario. La difesa mancava il secondo uomo in difesa, rimaneva sempre l'unico difensore con due di loro, però comunque quando attaccavano attaccavano in 3 in 4. Secondo tempo sono un calo fisico o anche mentale? Secondo me è più un calo mentale che un calo fisico. Va bene, bene, grazie. Grazie. Passiamo con Saverio Messina. Saverio, bella vittoria, anche se primo tempo un po' opaco. Sì, no, vabbè, è stata una vittoria diciamo un po' sofferta. Vediamo che come al solito non sfruttiamo tutte le occasioni, penso che almeno hai mangiato tantissime cose, il secondo tempo tantissimi gol, però diciamo nel primo tempo l'approccio è stato quello sbagliato, poi non giocavamo diciamo da 2 settimane, quindi pure un po' la stanchezza fisica, la condizione è molto da migliorare. Bisogna ripartire al secondo tempo. Sì, partiamo al secondo tempo e magari con gli elementi titolari. Va bene, come grazie.